riassetto del territorio e tutela del paesaggio. È una laurea triennale che appartiene alla classe delle scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, concepita con un approccio multidisciplinare di scienze agroforestali, pianificazione, ingegneria, per la comprensione del territorio, la pianificazione degli interventi di protezione e la progettazione e gestione delle infrastrutture verdi, in un'ottica di sostenibilità e di adattamento ai cambiamenti socio-economici e ambientali in atto. È stata istituita diversi anni fa in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Padova e ha ottenuto il patrocinio dell'Ordine degli Architetti di Padova. Il presidente è il professor Carlo Gregoretti e io sono Lucia Bortolini e qui trovate indicate le email a cui potete rivolgervi per ulteriori chiarimenti. Cosa si studia in questo corso di laurea? La tutela del paesaggio e dell'ambiente attraverso interventi mirati di pianificazione e protezione del territorio, nel curriculum tutela e riassetto del territorio, oppure di progettazione e gestione sostenibile delle aree verdi, nel curriculum paesaggio, parchi e giardini. Interventi in grado di accrescere la resilienza, ovvero la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici in atto. Se vogliamo sintetizzare su cosa si focalizza questo corso, le parole chiave sono resilienza, cambiamenti climatici, protezione del territorio, infrastrutture verdi. Si tratta di una tematica molto ampia, per cui sono proposti due diversi percorsi. Il curriculum tutela e riassetto del territorio, rivolto prevalentemente alla pianificazione e al governo del territorio, mediante la definizione e la progettazione degli interventi di protezione dell'ambiente dalle alluvioni e dalle altre conseguenze legate a fenomeni estremi. E il curriculum paesaggio, parchi e giardini, rivolto prevalentemente alla progettazione, riqualificazione, cura e manutenzione delle aree verdi in un'ottica di sostenibilità e tutela dell'ambiente e della biodiversità. I due curricula prevedono una parte di insegnamenti comuni, soprattutto concentrati nel primo anno, insegnamenti di base, come matematica, fisica, chimica, biologia, ecologia, agronomia, statistica, economia, estimo territoriale, a cui si accompagnano poi conoscenze specifiche sui metodi di rilievo e di rappresentazione grafica, con alcune differenze tra i due curricula per meglio adattare i programmi alle reali necessità. E qui vediamo alcuni metodi e strumentazioni che si imparano a utilizzare, il GPS, i laser scanner, i droni per il rilievo fotogrammetrico e i software per visualizzazioni bi- e tridimensionali e per analisi statistiche. Insegnamenti che caratterizzano il primo curriculum tutela e riassetto del territorio sono quelli sulla regolazione e programmazione del territorio, tenendo conto delle trasformazioni socio-economiche e ambientali per la realizzazione dei piani territoriali. E qui sono riportati gli insegnamenti di pianificazione territoriale e urbanistica impartiti nel secondo e terzo anno. Ma il cuore di questo curriculum, ciò che più lo caratterizza e distingue da altri corsi di studio, è la protezione del territorio, con insegnamenti sul rischio idrogeologico, lo studio degli eventi estremi, la loro modellazione, gli interventi per mitigare gli effetti di questi fenomeni e aumentare la resilienza, come si diceva, del territorio. E qui vediamo cosa vuol dire studiare questi fenomeni come gli allagamenti, le alluvioni, anche attraverso la loro modellazione. Tra gli insegnamenti di protezione del territorio, alcuni di particolare importanza e attualità sono impartiti in lingua inglese. Si tratta di Climate Changes and Hydrological Hazard Mitigation, Design of Sustainable and Resilient Measures Against Floods, Channel Morphology, Large Woods and Sediment Fluxes in Rivers.
Perché in inglese? Perché si ritiene fondamentale preparare dei giovani professionisti in grado di lavorare o anche proseguire gli studi fuori dall'Italia, anche perché sono sempre di più le società e gli studi che lavorano con l'estero o hanno anche sede all'estero. Inoltre, la maggior parte delle pubblicazioni che approfondiscono queste tematiche sono in inglese. E anche attualmente è sempre più richiesto un maggior coordinamento e interconnessione tra gli enti pubblici in ambito europeo. È chiaro quindi che insegnamenti in inglese aggiungono valore al curriculum. Naturalmente, durante il triennio di studi, è consigliabile sfruttare le opportunità di studi all'estero con uno dei programmi di mobilità offerti dall'Università di Padova, primo tra tutti il programma Erasmus+, che probabilmente conoscete, ma ricordo che è anche attiva una collaborazione molto interessante con il Fleming College canadese per frequentare dei corsi in un semestre o anche fare attività di tesi o tirocinio completamente spesati. Molto attuale e sentita è la tematica delle infrastrutture verdi, quali strumento in grado di offrire servizi ecosistemici fondamentali per gli ambienti urbanizzati, quali il sequestro della CO2, l'abbattimento dell'isola di calore, la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e dei fenomeni piovosi intensi, servizi che aumentano la resilienza delle città. Pensiamo a quanto sia importante la corretta gestione dei viali alberati, anche per evitare pericolosi schianti, così come il mantenimento dei parchi storici o dei campi sportivi, tutte realtà dove è sempre più richiesta una elevata professionalità. Nel curriculum Paesaggio, Parchi e Giardini sono impartiti insegnamenti che riguardano le tecniche e i metodi di progettazione delle infrastrutture verdi, dai giardini ai tetti verdi, ai rain garden, ai campi sportivi, anche con workshop di approfondimento e laboratori di progettazione, affrontando lo studio e la scelta delle diverse piante ornamentali, dagli alberi ai tappeti erbosi. Così come lo studio delle malattie e i metodi di cura da adottare e tutti gli altri interventi finalizzati alla salute e al benessere delle piante ornamentali, sempre in un'ottica di sostenibilità ambientale e rispetto della biodiversità. Per aumentare la professionalità dei nostri laureati, durante il ciclo di studi sono previsti workshop, visite didattiche e numerosi interventi seminariali con professionisti ed esperti del settore. E qui vedete indicati i loghi di alcuni enti e associazioni con cui sono attivi accordi e collaborazioni. Che cosa fare dopo la laurea? Abbiamo sintetizzato le professionalità spendibili da subito, ovvero i possibili sbocchi professionali. Potrete collaborare con studi tecnici e professionali dove si lavora all'analisi, interpretazione e rilievo del paesaggio e delle strutture territoriali e ambientali, oppure all'elaborazione di piani territoriali e paesaggistici, ovvero nel campo importante della tutela idraulica e difesa idrogeologica del territorio. Pensiamo quanto di attualità è questa tematica in un'Italia che è tutta interessata dalle problematiche del dissesto idrogeologico. Ed anche nella progettazione, cura e manutenzione delle aree e delle infrastrutture verdi, altrettanto importante la corretta progettazione di aree che siano pubbliche o private, la corretta scelta e gestione degli alberi per evitare pericolosi schianti, la gestione di parchi storici, di campi sportivi, tutte realtà dove è sempre più richiesta una elevata professionalità. Professionalità che è ancora più riconosciuta se si decide di iscriversi a un ordine professionale, previa superamento dell'esame di Stato. Al termine di questo percorso triennale c'è la possibilità di iscriversi sia all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, oppure all'Ordine degli Agronomi Forestali, ma anche al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati. Ma è possibile naturalmente proseguire gli studi iscrivendosi a una laurea magistrale,
con iscrizione diretta o previa valutazione del curriculum, cioè vuol dire che verranno valutate eventuali integrazioni, e tra queste, vedete, indicate quelle con accesso diretto, vi sono prima di tutto pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, ma anche scienze forestali e ambientali, che è una laurea magistrale impartita qui da Agripolis presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, e che prevede anche dei percorsi di approfondimento di quanto si è studiato nella laurea triennale in riassetto del territorio e tutela del paesaggio, e poi anche architettura del paesaggio e progettazione delle aree verdi del paesaggio. Previa valutazione del curriculum, come dicevamo, degli studi, anche queste altre tre tipologie di lauree magistrali. Quindi un'ampia possibilità di scelta su cosa fare dopo la laurea. E con questo vi ringrazio, vi auguro un buon in bocca al lupo per il proseguimento dei vostri studi e speriamo di vederci presto al campus di Agripolis.